mazza straordinaria. La moneta però non è ancora l'euro, resterà la leva che vale oggi. La specifica richiesta e ci dice che praticamente la responsabile dell'associazione per cui lei fa volontariato è stata giù personalmente a Natale per donare questi libri ai bambini bisognosi. Quindi sono arrivati a destinazione. Esatto. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Grazie di essere qui, prego. Accomodatevi nel nostro salotto. Allora, presentiamo subito i nostri ospiti. Elena, di dove sei? Erbi, ci sono informazioni che riguardano un po' tutti i paesi del mondo. Tu sei la responsabile un po' di tutti questi proverbi, giusto Elena? Mi ha portato praticamente Jean-Claude, mi ha coinvolta in questa iniziativa, visto che io a quell'epoca studiavo. Raccoglie gli elementi simbolici di tutti i popoli. Bene, perché devi dire questo, devi dire questo. A little bit of sea all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Non ho capito. Ma sono già persa. Che Paola? Sì? Sì, dove ci può il paese parlata questa lingua? Prego. Buona serata. Per un attimo con questi ornamenti mi ritrovo parte di un quadro del passato. Davvero la musica italiana si trova in tutte le parti del mondo. E siamo rientrati sempre qui in studio in diretta al Kilimangiaro in compagnia di Giovanni Scipioni. Guarda, la cartellina. Esatto, la cartellina d'ordinanza uguale. È qui. Esatto. Facciamo il changé. Va benissimo. Cambiamo posto, va bene. Eccoci qua. Che ti viene in mente ogni volta che si dice Taiwan? Beh, all'inizio sicuramente è un po' quello che è Bernissima. Quindi vuoi dire che c'è una differenza sostanziale tra, diciamo, la provincia... della propria fisicità. Quindi io credo che ci sia in loro una ricerca della natura, nonostante, appunto, parlando di Taipei, sia una capitale poi attaccare dai nostri meccanismi che sono un po' nevrotici ogni tanto. Questa cosa mi ha fatto venire in mente una storia che si racconta su queste... C'è una storia in cui, secondo la quale alcuni demoni in qualche modo andavano a turbare il Buddha, appunto, e giovedì prossimo andiamo a Panama. Questo vostro legame, no? Oh. Indissolubile. E noi siamo andati fino alla loro città per farli rispondere, vabbè. Dolcissima, che lavori con i bambini appena nati. No, quali sono? Per lui, per il suo compleanno. Quindi l'eclisse solare. Interessata, diciamolo. Comunque ringraziamo Paola Vannelli e Po. Dobbiamo dare delle risposte a degli appelli molto interessanti. Il progetto solidale, anche sì, qui abbiamo avuto... Sì, perché ho detto, Marco di Siena è uno che vuole fare il business. Si no? Apre il negozio con tutte le macchinette. Esatto, di... e invece è... Mua, 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 mua. Da tutti gli amici del Kilimangiaro. Grazie a voi, buona serata. Vi mandiamo il trolley a ricordo della partecipazione. E adesso tu rispondi nel frattempo. Sono qui apposta. Quindi chi ti scrive rispondi fino alle 18 in diretta. Dalle falde del Kilimangiaro, pronti alla postazione della nostra redazione rappresentata da Filippo Superstar. Io innanzitutto ho cercato durante la settimana due offerte per cercare di mandare ancora i nostri telespettatori a sciare. Sì, nel senso la speranza. Oggetti che hai portato, che sono oggetti di quotidiano. Sperimentiamo in diretta. Questa cos'è? Una lampada per? Questa è una lampada per... Della possibilità che ci sarebbe di utilizzare il sole a livello mondiale. Ci hai fatto portare questa cartina dell'Africa, perché? Ma per mettere in evidenza un'efficie pari a circa 350.000 km quadrati. Quindi posizionato è enorme. Nel centro del Sahara, quindi sì. Occuperebbe il 4% dell'estensione del deserto. Infatti queste righette, questi sono... i pannelli fotovoltaici, che significa pannelli che ci danno la possibilità di accendere la luce. Sono di tre tipi: i pannelli solari termici che producono caldo, che producono energia elettrica, e gli specchi. Possiamo accendere le nostre luci, i nostri elettrodomestici. Altra telefonata, pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Ciao, grazie. Accomodati, Eva.
voglio dare due notizie, Eva, sul Big Talk, perché ho ottimi indici d'ascolto, qualcuno ha molto apprezzato che si parli di sesso in televisione in maniera estremamente chiara, poi psicologa, no? Altri invece si sono un pochino opposti, con decisione anche, perché hanno criticato. Momento. C'è anche la sigla? Se ci sono applausi spontanei sono ben accettati. Devo dire che non mi sono mai la gente. Cose che la moglie non sa e viceversa. E questo crea, diciamo, un divario fra i. Una riflessione più che una domanda alla dottoressa. Io che appartengo a una cultura. Come attuale, quindi guardate di che cosa sto parlando. Voglio sapere come entra oggi la nostra Elina. Ma dove vai, bellezza in bicicletta? Così di fretta pedalando con ardor. Le gambe snelle, dormite belle. M'hanno già messo la passione del corpo. Certamente, no? Le infermiere arrivano sempre così in bicicletta. Proprio una cosa idonea. La nostra Antonella Amato ha sempre proprio l'abito adatto all'indizio. Proprio senza dubbio. Quindi. Dove è stata inventata la ruota? Prima telefonata? Pronto? Non c'è nessuno. Oggi proprio i telefoni. Arriva la telefonata? Insomma. No, perché l'indizio. La ruota! La ruota! Dove è stata inventata la ruota? Il nome attuale? Date, Daniela? 4 risposte esatte. Mamma mia! 5 risposte esatte. Vai!